non potevano leggerle, ci voleva la conversione, bisognava convertirle dal sistema americano e passarle dal sistema europeo. Così Dio vuole cambiare i nostri cuori. Se il tuo cuore non ha una conversione, tu non puoi vedere il regno di Dio. Non puoi vedere il regno di Dio, per questo che sei cieco, sei perduto, sei smarrito. Se non ti converti, non puoi vedere il regno di Dio. Cari, e noi siamo di passaggio in questa terra, in questo mondo. Questo è un mondo decaduto, è un mondo perduto, è un mondo dove i valori si sono persi, dove molta gente ha perduto la vera fede, dove molta gente hanno perso il timore di Dio. Poi gli uomini si lamentano perché non c'è la pace, non c'è la pace, non c'è la serenità, ci sono solo guerre, cattiverie. Per quale motivo? Perché gli uomini si sono allontanati da Dio. Per questo che non c'è pace nella tua vita. Per questo, cari, c'è solo buio. Perché? Perché l'umanità si è ribellata. Il peccato, lo dice la Bibbia, il peccato, i nostri peccati, le nostre cattive azioni, la nostra malvagità, la nostra durezza di cuore hanno costruito un muro che ci ha separato da Dio. Cari, lo dice il Vangelo, Dio è amore, Dio è pace, Dio è la luce, Gesù Cristo è la verità. Ma quando noi viviamo nel peccato, quando noi viviamo nel buio, siamo lontani da Dio e perciò siamo lontani dalla pace, siamo lontani dalla luce. È per questo che il mondo, gli esseri umani sono smarriti, perché si sono allontanati dalla parola di Dio. Alleluia! La parola di Dio è la luce. Popolo della Sicilia, la parola di Dio è la verità. Dobbiamo vivere in continua comunione col Signore, in contatto con la sua parola. La parola del Signore produce vita. Ma se tu vivi lontano dalla parola di Dio, come puoi avere la vita? Sei vuoto dentro, sei vuota, sei perso, sei sbagliato, non hai la vita. Cari, perché la vita è nella parola di Dio, ragazzi. Leggete la parola di Dio, coltivate la fede, cercate la conoscenza del Signore. Alleluia! Gesù Cristo è il Signore. Non siate un popolo dal cuore duro. Dove vi porterà il cuore duro? Cari, voglio dare un esempio. Le vedete queste pietre? Queste pietre non hanno vita. Così il cuore duro è un cuore di pietra ed è un cuore senza vita. Il cuore duro è un cuore senza vita. È un cuore senza speranza. Il cuore duro è un cuore che non ha la vera vita. Allora il cuore di pietra cerca di saziarsi con le cose terrene, cercando la felicità, cercando la pace, cercando la vera gioia. Ma cari, la vera gioia, la vera pace non si trova nelle cose terrene. Perciò ti vogliamo dire, non avere un cuore di pietra, non avere un cuore duro, abbi un cuore umile. Gesù Cristo dice nella Santa Parola, alleluia, Gesù Cristo dice, beati coloro che hanno un cuore umile, perché di loro è il regno dei cieli. Abbi un cuore umile, un cuore pieno di fede, alleluia,
la parola di Dio, la luce, cari, cari di Siracusa, cari di Ortigia, cari di turisti, cari di fuori, ricercate la parola di Dio. Alleluia, ricercate la conoscenza del Signore. Non perdete la vostra vita nelle vanità passeggere di questa terra, negli effimeri piaceri terreni. La Bibbia dice tutto è vanità. Tutto è vanità. Questa terra è di passaggio. Cari, cercate la conoscenza di Dio. Gesù Cristo disse nel Vangelo di Giovanni, capitolo 17, versetto 3, Gesù dice, questa è la vita eterna, amen? Questa è la vita eterna, che conoscano te, il solo vero Dio, e Gesù Cristo che tu hai mandato. Noi dobbiamo sforzarci di conoscere Dio. Aprire i nostri cuori alla conoscenza di Dio. Dobbiamo pentirci, come dice qui, dei nostri peccati, perché il peccato ci allontana da Dio. La ribellione, la falsità, i cattivi desideri, le menzogne, l'adulterio. Cari, quanta gente vive nel peccato e pensano di essere cristiani solo perché vanno a messa la domenica. No, cari, non si può ingannare Dio. Potresti ingannare il prete, potresti ingannare il pastore, potresti ingannare il predicatore, potresti ingannare me, illuderti, ma Dio non lo può ingannare. Cosa serve vivere nel peccato tutta la settimana e poi alla domenica andare a messa? Fare gli angioletti in chiesa. Molta gente fanno gli angioletti in chiesa, ma poi durante la settimana sono dei diavoli. Basta, niente, basta quelli che fanno il male. Perché non lo dice agli spacciatori, basta? Ora che fai il coraggioso, fai il duro, fai il furbo. Perché non lo dice agli spacciatori? Anche qui in giro ci sono spacciatori. Allora, cari, questa sera il Signore sta mandando la sua parola dal cielo, perché solo per mezzo della santa e benedetta parola di Dio noi possiamo trovare la luce della conversione, cambiare la nostra vita con la fede in Gesù, essere liberati dal peccato, dalle catene che ci tenevano prigionieri. Gesù Cristo ancora oggi spezza le catene. Alleluia! Le catene del peccato, le catene del vizio, le catene che Satana ti ha messo addosso dentro di te, le catene dell'adulterio, le catene dell'idolatria, della falsità. Cari, noi dobbiamo predicare il messaggio del Vangelo, della Bibbia, del nostro Signore Gesù Cristo. Il regno di Dio è vicino, lo dice il Signore qui, lo voglio leggere, cari, nel Vangelo di Marco. Ascoltate la Bibbia, il Vangelo parla chiaro, e questa parola vale per tutti, perché, come dicevo, non basta dire io ho già la mia religione. Sapete voi che anche i mafiosi vanno a messa la domenica? Se c'è qualche mafioso in giro, ti voglio dire, pentiti, convertiti, abbandona la malvagità, perché un giorno renderai conto a Dio. Peccatori, peccatrici, bisogna ravvedersi. Non basta andare a messa la domenica, fare gli angioletti in chiesa. Molta gente va a messa la domenica a scaldare una sedia. Scaldano una sedia, escono e sono peggio di prima. La loro vita non cambia, perché non è una messa della domenica che cambia la tua vita. È Gesù Cristo. Gesù Cristo. Alleluia. Gesù Cristo. Il re dei re. Lui è vivo.
lui è reale, lui è presente, lui è potente. Basta con le statuette, basta con gli idoli, basta con Padre Pio, basta con San Gennaro, con Sant'Agata. Sono statue morte. Mi hanno detto che qui ci sono molti devoti, come la chiamano, la Madonnina delle Lacrime? Ma non dovete seguire una Madonnina delle Lacrime, ma il Signore della Gioia! Il Signore della Gioia! Basta con gli idoli! Gloria a Dio! Alleluia! Popolo, abbandonate gli idoli! Come potete credere a quelle menzogne? Ma un quadro che ha pianto! Ma smettetela! Di seguire quelle buffonate! Seguite il Re dei Re! Amen. Gloria a Dio! Alleluia! Oh, alleluia! Prima che venga la fine! Abbandonate i vostri vitelli d'oro! Abbandonate gli idoli! Le menzogne! Questo dice il Signore! E ancora oggi lo grideremo! Io sono venuto da molto lontano a predicare in Sicilia! Sono venuto da Genova a predicare! Pensate voi che devo stare zitto adesso? No! Devo predicare! Perché il regno di Dio è vicino, popolo della Sicilia! Chi ha orecchie da udire oda! Il Vangelo è l'unica verità! E il Vangelo non è fatto di statuette, di madonnine che piangono! Il Vangelo non è fatto di candeline, di riti, di statue morte! Abbandona le statue morte, gli idoli di legno, di gesso, falsi dei. Non avere altri dei davanti al Signore. Questo è il Vangelo, lo riconoscete pure voi? Cari, o volete perire? Carissimi, la Bibbia lo dice chiaramente. Questo è un brano della Bibbia. Gloria a Gesù. Gloria a Dio. Alleluia. È scritto, guardate. Glorificato il nome di Gesù. Che gli idolatri, cioè coloro che seguono gli idoli, non entreranno nel regno di Dio. Se tu stai venerando gli idoli, hai le statue di Padre Pio, le statue di queste cosiddette madonne, le statue dei santi, degli angeli, queste cose sono idoli. Adora Dio, Dio che è spirito, non gli idoli di gesso, non le statue di legno. Non le statue di metallo che sono fatte dalle mani dell'uomo. Adora Dio che è il creatore, giovane, uomo, donna. Quello che dico è la verità. Riconoscete la verità del Signore. Alleluia. Perché il Signore è vivo. Amen. Dio vi benedica. Il Signore è reale. Non si trova nelle statue. Sapete chi c'è nelle statue? Lo dice la Bibbia. I demoni sono entità spirituali malefiche. C'è Satana nelle statue. Non credete alle statue. Gettatele via perché sono spazzatura. Lo dice la Bibbia, la parola dell'Eterno. Alleluia. Chi vogliamo credere? Cari, non credete più al Vaticano. Oh, alleluia. Signore, grazie che ci dai la libertà di predicare la verità. È arrivato il tempo di predicare la verità. Gloria a Dio, perché l'Italia, ascolta, l'Italia, la Sicilia, da tanti secoli sono stati oscurati da un falso, tra virgolette, cristianesimo che è stato propagato dal Vaticano. Non è la verità il Vaticano, con i loro idoli, i loro vitelli d'oro, i loro business. Cari, Gesù ci ha mostrato l'umiltà, la verità, la sincerità, la retta via, la buona strada, la giustizia, la rettitudine. Gesù ci ha insegnato il perdono. Alleluia! Gesù è la via, la verità e la vita. Riconoscetelo. Convertitevi prima che arrivi il tempo della fine. Cari, la Bibbia dice addirittura, la Bibbia dice che tutto passerà. Ascolta, la Bibbia dice, Gesù disse nel Vangelo di Marco,
Alleluia, benedetto il nome del Signore. Gesù disse: il tempo è compiuto, popolo di Ortigia, popolo di Siracusa. Gesù disse, alleluia, il tempo, benedetto sei Signore, il tempo è compiuto, il regno di Dio è vicino, ravvedetevi, che vuol dire pentitevi, cambiate la vostra vita, convertitevi al Vangelo. L'unica verità è nel Vangelo. Io non sto predicando una religione, no. Chi ha un cuore sensibile lo sente che quello che dico è la verità. E io non voglio soldi, non voglio nulla, non sto propagandando una religione o una chiesa, ma predicando Cristo, quale unico salvatore. Alleluia! Cristo è l'unico salvatore. Carissimi che ascoltate, beati coloro che ascoltano e che mettono in pratica questa parola. Gesù Cristo è l'unico che è venuto dal cielo, si è fatto uomo, il Verbo, Lui è il Verbo, alleluia, che ogni uomo e ogni donna deve conoscere, deve arrendersi alla sua volontà. Dobbiamo dedicare le nostre vite a Lui, non solo un'oretta alla settimana. Molti pensano che andando alla messa una volta alla settimana sono a posto, no cari? Come dicevo prima, cosa serve scaldare una sedia la domenica se il tuo cuore è freddo, il tuo cuore è lontano da Dio? Fai l'angioletto in chiesa, poi esci, sei un diavolo, continui a tradire tua moglie, a vivere una doppia vita, a tradire tuo marito, esci dalla messa e non sei cambiato, è una messa in scena, cari, la verità, è una messa in scena, è arrivato il tempo di essere sinceri, di ravvederci, di convertirci, di piegare il nostro cuore davanti al Dio Onnipotente, di dire: Signore, perdonaci, Signore, cambia la mia vita, cambia il mio cuore. Gesù, oh gloria a Dio, Gesù è vivente, prezioso popolo di Ortigia e di fuori, Gesù è vivente, Gesù Cristo è vivente, è spirito, non è una statuetta di legno, basta con le menzogne. Gesù è il re dei re e la Bibbia dice che presto ritornerà. Lo voglio leggere per finire nel libro dell'Apocalisse. Alleluia, sia benedetto il nome del Signore. Ascoltate cosa dice, carissimi, gloria a Dio che ci dà la forza di predicare all'aria aperta come i primi discepoli, i primi cristiani predicavano ovunque. Giovanni Battista addirittura nel deserto, Gesù andava sul monte degli Ulivi, così ogni luogo è buono per meditare assieme, alleluia, la parola di Dio, la parola di Dio che ci dà la vita, non di solo pane, non di solo pane vive l'uomo, ma di ogni parola che esce dalla bocca di Dio. Abbiamo bisogno della parola di Dio, cari. Non vivete lontano da essa. Lontano da essa perirete nel buio. Avvicinatevi alla parola. Abbiate un contatto con la parola. Il vostro cuore sia sensibile alla parola, perché la parola vi darà la vita. Vogliamo leggerlo per finire? Nel libro dell'Apocalisse, nell'ultimo capitolo, alleluia, e poi ringrazieremo il Signore assieme. Amen, alleluia. Gesù Cristo ha detto, ecco, ve l'ha fatto ricordare ora, sapete cosa ha detto Gesù? Dovunque, alleluia, God bless you,
Dovunque ci sono due o tre radunati nel nome mio, io sono lì in mezzo a loro. Dovunque non ci vogliono dei templi, ascoltate, non ci vogliono delle cattedrali piene di oro, d'argento, no! Gesù Cristo è venuto nell'umiltà, è nato in una stalla, ve lo ricordate? Pur potendo avere i migliori palazzi, lui vuole il tuo cuore, vuole entrare nel tuo cuore. Amen, continua. Lui vuole benedirti, vuole illuminarti, e lui ha detto: dovunque ci sono due o tre riuniti nel nome mio, io sono lì in mezzo a loro. Gesù è qui col suo Spirito Santo, noi siamo qui nel nome di Gesù. Lui è veritiero, cari, lui è eterno, lui non cambia, lui è qui. Abbi fede, lo sentirai, abbi fede, e il suo Spirito ti toccherà, ti benedirà. Lo Spirito Santo è qui, il Signore ce l'ha promesso, noi siamo nel nome suo. Amen. Ascoltate, per finire voglio leggere un brano dalla parola del Signore. Ascolti, ascolti. Gesù Cristo dice nell'Apocalisse 22, versetto 12: ecco, io vengo presto e il mio premio è con me per rendere ad ognuno secondo le opere che egli ha fatto. Il Signore dice: io vengo presto. Gesù ritornerà, lui ritornerà e darà ad ognuno la ricompensa che merita. Chi ha fatto il male, chi ha vissuto nel peccato, nell'ingiustizia, e non si vuole pentire, non si vuole convertire, riceverà la giusta ricompensa, cioè la perdizione eterna. La Bibbia è chiara, Gesù è chiaro. Ma chi si converte, si pente e segue la retta via, crede in Cristo, riceveremo l'eredità del regno dei cieli. Entreremo nel regno dei cieli. Io vengo presto, dice il Signore. Non farti cogliere impreparato. Non essere impreparato. Non essere incredulo. Non stare nel buio. Non vivere nel peccato. Gesù ritorna. Maranatà, dice la Bibbia. Maranatà, che dal greco vuol dire il Signore viene, il Signore ritorna. Popolo, giovani, preparatevi per il regno di Dio, purificate i vostri cuori, abbandonate la via larga, il peccato, l'ingiustizia, l'immoralità, abbandonate le menzogne, i cattivi desideri, e avvicinatevi al Signore con un cuore umile, chiedete perdono a Lui e Lui vi renderà pronti. Alleluia. Vogliamo leggere per finire? Gesù dice, ascolta le parole di Cristo: io sono l'Alfa e l'Omega, l'Alfa e l'Omega, il principio e la fine, il primo e l'ultimo. In altre parole, il Signore è tutto, e senza di Lui non abbiamo niente. Senza di Lui non siamo niente, perché Gesù è tutto. Alleluia! Gesù Cristo è tutto. Chi ha orecchi da udire oda, Lui ti vuole riempire della sua grazia, del suo spirito, della sua presenza. Lui vuole illuminarti, vuole guidarti. Lui è la via, la verità e la vita, il Maestro, il Signore, il Salvatore, Gesù Cristo. Alleluia, Lui è la verità, la speranza dei nostri cuori. Ascoltate, cari, e poi il Signore dice: beati coloro
che mettono in pratica i suoi comandamenti per avere diritto, diritto all'albero della vita e per entrare per le porte nella città. Beati coloro che credono, che seguono la sua volontà, beati coloro che credono nel Signore Gesù e ubbidiscono alla sua parola. Se tu fai questo, se tu ti penti dei tuoi peccati, se tu abbandoni la via larga, se tu segui Gesù Cristo, il Signore, il vero Dio, segui la sua parola, tu ascolta e io, tutti noi che crediamo nel Signore, mangeremo dell'albero della vita. Lo dice la Bibbia, cari. L'albero della vita è nel paradiso di Dio. Ed entreremo nelle porte della città. Non rimanere fuori dalla città. Sapete di quale città sta parlando? Ve lo dico, cari, nell'amore del Signore. Sta parlando della nuova Gerusalemme. Alleluia! Che è, diciamo così, la capitale del regno di Dio. Lo dice la Bibbia. Cari, non è una mia invenzione. Guai a me se invento delle cose. Lo dice la parola del Signore. Che Lui ha preparato una città. Una città. Amen. Gloria a Dio. Nel regno dei cieli. La nuova Gerusalemme. Soltanto coloro che si convertono a Cristo e sono lavati nel sangue dell'agnello, nel sangue di Cristo, abbiamo la purificazione, il perdono per entrare nella città celeste. Credi, avvicinati a Lui, convertiti a Lui, inizia a seguire la via del Signore, la via del Vangelo, la via della verità, e il Signore vi riempirà della sua grazia, del suo spirito. Amen. Beati coloro che credono. Alleluia. Dio vi benedica. Grazie. Dio vi benedica.